Hey guys, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Just Tiger e oggi siamo qui ragazzuoli appunto per riparlare nuovamente della serie Parliamo di Calcio Giocato. E come potete ben leggere dal titolo ragazzuoli, oggi siamo qui per dare i miei voti di questo pagellone totale di tutta la squadra del Palermo dell'anno scorso. Non perdiamoci in chiacchiere ragazzi, farò ovviamente dei voti brevissimi per tutta la squadra, compreso anche l'allenatore e anche per la dirigenza ragazzi. Partiamo dal portiere, il portiere titolarissimo, Pelagotti, voto 8. Portiere eccezionale, un portiere che ha fatto veramente bene in questa stagione, nulla da dire. Se non era per lui, il Palermo, almeno non dico 10, ma 8 oppure 7, 6 punti, sicuramente al momento il Palermo non avrebbe nemmeno questo distacco dal Savoia di 7-8 punti che abbiamo avuto a fine stagione. Quindi tanto di cappello ad Alberto Pelagotti, che è stato, oltre ad essere un titolare, veramente un grande professionista. Mattia Fallani, che dire? 5 partite, solo un gol subito, 4 clean sheet, è un giocatore giovane, deve maturare, però secondo me ha la possibilità in futuro chissà di essere il titolare del Palermo, lo scopriremo magari più avanti. Gabriele Corallo ovviamente non lo voto perché è stato il terzo portiere, stessa cosa dicasi per Lorenzo Bechini, quindi partiamo dalla difesa che non ha avuto mai la possibilità di giocare col Palermo ed è stato ceduto. Accardi invece voto 6, si è sacrificato nuovamente per questo Palermo, sapeva benissimo di non essere il titolare e nonostante tutto per amore del Palermo quando veniva chiamato in causa praticamente dava il 100%, nonostante non sia tecnicamente Gianluca Zambrotta sulla fascia destra, però ha dimostrato veramente grande amore e attaccamento alla maglia e questa è la cosa più importante che a noi palermitani ci interessa. Bubba Maronga ovviamente non lo voto perché non ha giocato, mentre Edoardo Lancini voto 7, un giocatore che ha fatto qualche svarione in fase difensiva, ha avuto qualche espulsione un po' troppo esagerata sia per colpa degli arbitri ma anche per colpa sua del suo carattere un po' così altizzoso, però è veramente un giocatore di valore che secondo me il Palermo ha fatto bene a puntellare la difesa l'anno scorso e quindi voto 7 anche per la prestazione, per le prestazioni che ha fatto, alcune volte bene, alcune volte male, ma ricordiamoci che è stato anche il difensore più prolifico nella scorsa stagione. Esattamente, ha fatto 2 reti. Max Doda, voto 6,5, giocatore preso praticamente a titolo definitivo svincolatosi dalla Sampdoria, ha fatto bene, molto bravo nelle sovrapposizioni, in fase offensiva, fase difensiva, si è un po' perso in qualche partita, però in generale ha fatto molto bene, quindi il 6,5 mio personale io lo do perché è un giocatore di prospettive che secondo me nella prossima stagione potrebbe dare forse qualcosa in più rispetto a quello che ha dato in Serie D. Roberto Crivello, voto 8, non c'ho nulla da dire, pochissime sbavature e quelle poche volte che diciamo aveva delle sbavature difensive praticamente metteva piede, testa, naso, occhi, si sacrificava ovviamente pure per amore del Palermo e tra l'altro è stato quello tra i più presenti del Palermo come record di presenza nella scorsa stagione. Vaccaro invece mi aspettavo un po' di più, infatti voto 5, non è mai riuscito a spingere in fase offensiva, quelle poche volte che riusciva a spingere non riusciva a crossare bene nemmeno una palla per l'attaccante Ricciardo e in fase difensiva ogni tanto se la cavicchiava ma non mi ha mai fatto impazzire, quindi voto 5 perché sinceramente non mi ha fatto mai impazzire né in corsa né in accelerazione, non era secondo me nemmeno in sintonia con i propri compagni perché non lo vedevo mai al centro dell'azione, quindi mi dispiace ma voto 5 e potevo essere forse anche più severo. Andiamo da Manuel Peretti. Da Manuel Peretti mi aspettavo esattamente quello che mi sono aspettato l'anno scorso, quindi voto 6,5 perché nonostante non abbia giocato tantissimo, lui è un difensore centrale ma che all'occorrenza gioca anche terzino destro, ma ha fatto veramente bene, ogni tanto per un infortunio, un'espulsione di Lancini o di Crivello riuscivo ogni tanto a trovarsi e ritagliarsi un posto come difensore centrale e devo dire che ha fatto molto bene, condendo tutto anche con un gol. E devo dire che sinceramente questo ragazzo abbiamo fatto bene a prenderlo a titolo definitivo. Andiamo nel reparto del centrocampo, Ambro, 6,5, ne abbiamo già parlato di Ambro in un video precedente ma qua parliamo della stagione appena conclusa, 6,5 perché è stato un giocatore che non ha giocato tanto ma quel poco che ha giocato ha dimostrato di equivalere praticamente a un Martinelli della situazione, anche se lui è nato più sulla tre quarti, riusciva a smistare i palloni in una maniera così semplice che non ho mai visto da nessun'altra parte. E inoltre
aveva una facilità di gioco che veramente giocava tutto in ampiezza. Aveva sempre quella brillante idea, sai, quando il Palermo non aveva un'idea importante in quel momento, di far scoccare, sai, quella scintilla che dice: guarda, c'ho questa idea, crosso la palla in mezzo e faccio segnare, che ne so, un mio compagno in qualsiasi modo. Ecco, questo è stato l'obiettivo di Ambro. Quel poco che ha giocato ha dimostrato supremazia, fase offensiva, pericolosità, tiri in porta e soprattutto intraprendenza. Grande intraprendenza per un giocatore che soltanto l'anno scorso ha avuto soltanto un'esperienza in Serie C alla Feral Pisano. Martinelli voto 6, poteva essere forse più severo, ma nonostante tutto ha fatto una stagione abbastanza buona. Non sono stato troppo cattivo con lui perché la Serie D è stata rognosa, per lui era la prima volta, come lo era anche per Crivella e Lancini, stessa cosa dicasi per Pelagotti, anche per Accardi. E infatti Martinelli secondo me ha avuto questa difficoltà di non sapersi adattare molto bene nel campionato di Serie D. Gli faccio anche un grosso in bocca al lupo, però comunque ha avuto sempre qualche buona idea in fase di intercettazione, è stato più un recupera palloni piuttosto che mistare il gioco, è stato più uno che spezzava il gioco, recuperava palla e ogni tanto cercava di somministrare questa palla praticamente a quegli esterni che erano praticamente la sua medicina. Però in generale alla fine do un voto, diciamo, piuttosto positivo, un 6, ma ovviamente da lui mi aspetto molto di più. Ovviamente Corsino, nonostante una partita di Coppa Italia di Serie D, non lo posso giudicare, quindi nessun voto. Ma Laurie Martin 7,5, ovviamente un giocatore indiscusso, ha giocato sempre in ampiezza, verticalizzava sempre, è stato uno di quei giocatori che dava numerose azioni offensive al Palermo, quindi che dire, il mio 7,5 è più che meritato per Laurie Martin. Mi ricorda più per certi versi un Migliaccio piuttosto che un Liverani, che era più bravo con i piedi, però Martin secondo me in Serie C potrebbe dare ancora di più. Rizzo Pinna, forse sarei stato molto più stronzo, più severo a dargli un 3, un 4, un 4,5, però in quelle 5 partite che ha fatto, compresa anche la Coppa Italia, bisogna sempre dimostrare comunque il proprio valore, seppur l'allenatore ti ha limitato sia calcisticamente che anche caratterialmente, però non ha mai dimostrato realmente tutta la sua potenza. Sì, ovviamente parlando nel ritiro sembra tutto più facile, pure io potrei essere un grande campione in ritiro, in allenamento oppure durante delle partitelle, e poi in campionato comunque essere tremendamente scarso. Però ovviamente non sto dicendo che qua Rizzo Pinna sia scarso. Secondo me Rizzo Pinna è andato nel posto sbagliato al momento sbagliato, ovvero che il Palermo gli occupava troppo spazio anche per i giocatori che aveva davanti, anche per l'esplosione di Ambro secondo me, perché lui è anche un centrocampista ma che può giocare anche nella tre quarti, e quel poco che ha fatto secondo me non ha dimostrato nulla, soprattutto in Coppa Italia di Serie D, dove ha avuto 2 ghiotte occasioni per almeno farsi apprezzare per un gol e non ci è riuscito, una volta per una porta sguarnita e una volta perché era davanti al portiere, e vuoi per la timidezza, vuoi perché comunque era un ragazzo giovane e inesperto. Però fatto sta che ha sbagliato quei 2 gol, e poi in campionato quelle 5-6 presenze, quelle pochissime presenze che ha fatto, non mi sono piaciute, tranne quel buon secondo tempo dove ha giocato contro la Palmese, ultimo in classifica, ma non è servito neanche per farci vincere la partita. Mendola ovviamente nessun voto perché non l'abbiamo visto mai giocare col Palermo. Mauri invece voto 6, nonostante il Rizzo Pinna della situazione, diciamo gli ho votato un 5, diciamo in generale, ma Rizzo Pinna 15. Invece Mauri, dopo che ho detto che Mendola ovviamente non ha giocato, quindi nessun voto, Mauri voto 6 perché ha fatto una stagione in chiaroscuro. Però è stato uno di quei pochi giocatori a centrocampo di avere, sai, quella leadership, però non troppo, nel senso, quando ha avuto l'occasione di giocare ha giocato anche bene. Poi ovviamente per motivi tattici, per motivi anche perché molti giocatori erano superiori a lui, ha giocato pochissimo titolare e pochissime volte subentrato, però quelle poche volte che ha giocato sia titolare che da subentrato ha fatto molto bene, e quindi devo dire un bel 6 glielo do perché comunque il suo l'ha fatto. L'Angella 6,5, anche se secondo me nella prima parte di stagione devi fare meglio, visto che i giocatori devono fare bene in tutto l'arco della stagione, non soltanto o nella prima parte o nella seconda parte. Però voto 6,5 perché è stato un giocatore, oltre che già non più una sorpresa perché a Bari ha fatto molto bene, ma anche perché lui ha avuto sempre quella tenacia, quella voglia di trovarsi la palla ed era sempre al posto giusto nel momento giusto. Erdis Kraj invece è stato il contrario di Langella, prima parte buonissima, seconda parte completamente male. Voto 6,5 anche per lui, però nell'ultima parte della stagione si è un po' ripreso nelle ultime partite, anche se ricordiamoci non puoi fare bene soltanto in una prima parte e male ne sono nella seconda parte, quindi devi dare un tuo contributo ovviamente importante. Però devo dire, secondo me poteva avere altri ampi margini di miglioramento. Kraja e Langella sono stati due giocatori che secondo me
al Palermo di adesso gli avrebbe fatto anche comodo. Però ovviamente ognuno di loro prendono delle strade diverse, ci sta, dico, ognuno di loro fanno delle scelte che reputano comode. Gianni Ricciardo voto 5 e mezzo e vi spiego subito il perché. Non serve per forza un giocatore a segnare 300-500 gol, importa la pesantezza dei gol, lui li ha fatti, però allo stesso tempo quando vedo un giocatore che comunque gli ho dato un 5 e mezzo e potevo anche dargli un 6, ma non l'ho fatto per un motivo soltanto. Poteva dare molto di più. Nella seconda parte della stagione un giocatore del genere che ti fa 20 gol col Cesena tra prima e seconda parte e a Palermo non lo riesce a fare, anche a causa pure dei terzini che la palla in testa non gli arrivava mai, c'è da dire che comunque anche tu ti devi creare le tue azioni, devi farti i tuoi gol. Mario Alberto Santana, voto 7. Ragazzi, non dico nulla su Mario Alberto Santana perché per tecnica, leadership del gruppo in generale ha dimostrato assolutamente di aver già vinto, quindi nulla da dire, ha fatto 4 gol, ha fatto qualche assist, ha faticato più del previsto ogni tanto anche a livello fisico, ha recuperato da un infortunio importante da qualche mesetto a questa parte, però ragazzi, è un giocatore importantissimo, un giocatore che ha fatto anche la storia del Palermo del passato e che vuole riscriverla anche adesso col Palermo del presente. Voto 7 nonostante l'infortunio perché è stato uno di quei pochi giocatori che ha dimostrato veramente, oltre a grande decisione, a grande voglia di metterci tanto amore e passione in campo e essere in un certo senso anche decisivo per il gruppo, è stata allo stesso tempo la spina del fianco dei giovani per insegnargli magari qualche cosa che ancora non hanno fatto e magari serve anche come uomo gruppo a maturare, a far maturare i giovani che fanno parte di questa nuova rosa. Ficarotta 4,5, ho voluto dare a Ficarotta 4,5 e forse è il voto più pesante, ma secondo me sembra più che giusto perché da un attaccante segnare soltanto due reti, sinceramente anche a causa pure del mister per carità, per il ruolo che gli ha dato, però non puoi tu da attaccante e fare soltanto due reti. Un giocatore del genere con la sua esperienza non può giocare così e non può non essere decisivo. È stato solo decisivo una volta contro il Città di Messina che ci regalò i 3 punti su un calcio di punizione. Ferrante ha giocato pochissimi minuti col Savoia, quindi non lo posso votare. Lucca ha giocato pochissime partite e voto 6 perché nonostante tutto ha fatto un gol col Biancavilla su assist di Silipo. È stato uno di quei giocatori che a gennaio è stato preso da Rinaldo Sagramola. Inoltre ha dimostrato in queste pochissime partite di avere grande personalità, ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per questa squadra, ha giocato di sponda, ha giocato anche a livello aereo, quindi molto bravo nei colpi di testa, quindi secondo me potrebbe essere veramente un investimento per il futuro. Lucera, voto 5. Mi aspettavo di più da lui, nonostante non abbia giocato tanto anche a causa del mister, per carità, però quelle poche volte che ha giocato comunque non ha dimostrato praticamente nulla. Mi dispiace, forse potevo essere anche più severo con lui, ma ha avuto qualche buono spunto, ha dimostrato magari anche intraprendenza, però non ha mai creato delle difficoltà alle squadre avversarie, a parte quel gol un po' rocambolesco col Marsala che fu il gol della rinascita. Poi per il resto è stata più ombra che luce, diciamo, questa stagione per Raimondo Lucera. Floriano, voto 8. Che dire, quando un giocatore gioca poche partite, ti fa 6 reti e ti dimostra addirittura una grandissima cosa nell'ultima partita col Nola, ti fa una tripletta, voglia comunque di non arrendersi mai, è sempre tra primo e secondo tempo martellare i difensori, creare difficoltà e fasi offensive sempre più superiori per creare maggiori difficoltà alle squadre in fase difensiva. Veramente è un giocatore che mi piace tantissimo, uno di quelli che comunque ha i colpi veramente importanti. Silipo 7,5, preso in prestito con diritto di riscatto a gennaio dalla Roma, ha dimostrato il suo valore, ha dimostrato tenacia, ha dimostrato di avere voglia, intraprendenza nell'attaccare, nel difendere, sa fare la fase offensiva, sa fare la fase difensiva, quindi non mi lamento di questo giocatore perché sta dimostrando pian piano una potenza inaudita che secondo me potrebbe esplodere da un momento all'altro anche con la guida di Roberto Boscaglia. Sforzini, voto 6. Al di là degli infortuni, al di là del fatto che è sempre stato un subentrato e ha giocato forse pochissime volte titolare, è stato comunque decisivo in un paio di occasioni, soprattutto col Marina di Ragusa, è stato meno decisivo con il rigore contro il Troina, però per il resto è stato un giocatore che ha dimostrato ancora oggi, nonostante l'età, di essere un giocatore, un bomber di razza, oltre che di una stazza molto imponente, in cui i difensori avversari non riuscivano mai a contrastarlo. Infatti è stato decisivo soprattutto nel derby contro il Città di Messina nella gara di ritorno, dove ha fatto doppietta e ha dimostrato assolutamente una grande forza di mettercela tutta comunque in partita e quindi grande dedizione, grande propositività in fase offensiva, però ovviamente al di là dell'essere cinico, però si può dire anche che con gli infortuni è stato anche bloccato in fase realizzativa. Peccato, gli ho dato questo senso.
6 perché potevo valutarglielo un po' di più questo voto, però alla fine ho deciso di mantenere un po' questo voto qua, quindi un 6 secco, perché ha giocato di intermittenza e quelle poche volte che ha fatto, sì, ha fatto bene, ma altre volte era completamente fuori dal gioco. E infine andiamo da Mattia Felici, l'ultimo calciatore che voglio dare un voto, e voto 7. Mattia Felici, preso in prestito dal Lecce, ha fatto molto bene, pochissimi gol ma comunque decisivi, ha fatto molti assist, è stato un giocatore che ha sempre fatto del male, molto bravo nell'uno contro uno, in fase realizzativa comunque non sarà uno tra i giocatori più prolifici in fase offensiva della scorsa stagione, però ha fatto molto bene nell'uno contro uno, ha creato sempre superiorità numerica lì davanti, e devo dire che questi giocatori secondo me ci servono ancora come il pane. Però ci aspettiamo dalla società qualsiasi mossa, tanto fino al 5 ottobre c'è il tempo per prendere chissà di nuovo Mattia Felici. E adesso ragazzi andiamo all'allenatore, allenatore Pergolizzi. Io ho dato un 6 e mezzo. Molti di voi direbbero: ah, ma che cavolo stai dicendo, ma Pergolizzi è un putearo, è uno che fa il fruttivendolo, ma come fai a votare uno del genere che non sa manco valutare i giovani? Allora, intanto ha fatto vincere un campionato primavera del 2009 al Palermo, e quindi è l'unico trofeo nazionale che il Palermo al momento c'ha, punto numero 1. Punto numero 2, con i giovani ci sa fare. Ovviamente si è lasciato prendere la mano e forse è stato un po' troppo duro, ha usato il pugno duro in maniera pesante con Rizzo Pinna, forse anche Rizzo Pinna che magari ha avuto delle colpe, ha avuto delle colpe anche perché non ha mai avuto questo rapporto idilliaco con la tifoseria. Però c'è anche da dire una cosa: alcuni tifosi, a forza di istigarlo alcune volte, c'è stato qualche sprazzo di gioco importante che ha fatto il Palermo con lui, ad esempio la partita con la CR Messina, un'altra partita importante, tanto ad esempio che c'è stata col Città di Messina in casa, è stata una partita molto importante. Abbiamo giocato in fase difensiva, è vero, ma in contropiede comunque il Palermo, anche grazie alle azioni che ha fatto Pergolizzi, i suoi cambi in questa stagione sono stati molto decisivi nel mettere Craia al posto di Langella, Langella al posto di Craia, insomma Mauri al posto di Malauri Martin, oppure Sforzini al posto di Ricciardo. La maggior parte di tutti i cambi che ha fatto anche in corso d'opera si sono rivelati decisivi. Stessa cosa dicasi ad esempio con Peretti, che fece poi il gol del 3-2 e poi il successivo 4-2 di Floriano in terra calabrese, è stato anche per merito suo, perché ha fatto delle sostituzioni importanti, fondamentali, che hanno permesso poi al Palermo di vincere o di pareggiare alcune partite. Poi ovviamente abbiamo rischiato anche per causa sua, per problemi magari con lo spogliatoio, di perdere anche il campionato, ma alla fine ragazzi siamo arrivati primi e il merito è anche suo, non è soltanto dei giocatori. Quindi complimenti alla società soprattutto, e qua mi ricollego alla società che voglio dargli un voto più alto di tutto quello che ho voluto dare magari a qualche giocatore della rosa del Palermo, ovvero 8 e mezzo. Ricostruire una squadra e subito risalire non è mai facile, e prendere giocatori dalla Serie B come Martinelli e Lancini o come Pelagotti, o prendere un giocatore esperto come Martin e altri giocatori come Sforzini e Ricciardo, che dovevano comunque fare il patatrack, far esplodere assolutamente Renzo Barbera con tutti i loro gol, hanno comunque dimostrato grande trasparenza e dimostrare appunto una società forte che comunque ha voluto fare degli investimenti calcolati piano piano. L'unica pecca, anche per questo non gli ho voluto dare mezzo punto in più, è il discorso avuto tra Mirri e Di Piazza verso la fine della stagione, tra il discorso del 51%, chi deve essere il proprietario, chi non lo deve essere, quali sono i compiti della società, quali si devono svolgere. Insomma, fatto sta che secondo me la società è molto molto ambiziosa, e credo che con gli investimenti che si faranno in futuro potremmo anche sognare e dormire sogni tranquilli. Chissà, magari il Palermo di Sagramola, Mirri, Di Piazza e del direttore sportivo Castagnini non ci regaleranno magari qualche altra soddisfazione in futuro. Ditemi i vostri voti dei giocatori, del presidente, cioè insomma della società e dell'allenatore stesso. Detto questo ragazzi, qua il video è finito, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzuoli.